introduzione, anche meno, e poi partiamo. No, intanto cominciamo tutti assieme, ognuno fa una cosa, va bene. Poi diranno, anche gli altri dovremmo un pannello, no? No, certo. E viene trasformato in energia elettrica attraverso le sale fotovoltaiche. Quindi noi ci interessiamo della conversione diretta, si chiamano sistemi a conversione diretta perché c'è un unico passaggio, energia solare, energia elettrica. Ci dovrebbe essere domani un articolo sull'università, sull'Etibro, domani, forse parlano anche del solare, ma non ricordo bene. Allora, come contributo alle elezioni dell'Unitre, noi pensavamo di, dopo tutta una chiacchierata sviluppata in una serie di lezioni, abbiamo pensato che forse era la cosa più saggia costruire dei pannelli solari. Dare un messaggio fortissimo, cioè qual è la miglior cosa? Un tornitore finché non riesce a fornire un pezzo che va sempre a scuola di torno, che gli parlano delle ruote dentali, che gli parlano della vite male, della contropunta, lui magari sa però non sa lavorarci. Quando poi comincia a lavorare, questo tocco lo fai con me. E allora comincia, adesso ho capito che cos'è il torno, come si fa ora. Lo stesso concetto si deve estendere a tutte le cose, quindi una sarta va a scuola, però finta non mette a taggio. E a Cugì e a fare un vestito, primo vestito, questo vestito primo lo fai da me, e va bene. Quindi noi vogliamo dare questo messaggio, cioè mettere le persone in grado di mostrare attraverso, io sono della vostra età, voglio dire, io ho 59 anni, quindi dimostrare che non ci vuole tanta scienza a costruire un pannello solare, bisogna però che qualcuno faccia vedere come si fa. E noi credo che siamo un pochino presuntuosi e pensiamo di riuscirci. Perché, voglio dire, alcuni di loro hanno fatto il pannello per la prima volta e è venuto bene, come si chiama, il figlio di Genova, Stefano è riuscito a fare il pannello, quindi, voglio dire, senza nulla togliere a Stefano, quindi il pannello ha funzionato. Abbiamo detto una cosa importante, questa dovete tenere presente subito sin dall'inizio, che ogni pezzo di silicio dà sempre mezzo volte, che sia un metro quadrato, che sia le cellule, così parliamo con Unitalia, tutti i moduli solari sono composti in genere da 36 celle, 36 di queste. Però se ci fosse un pezzettino di cella uguale alla metà di questa, darebbe sempre mezzo volte. Quello che cambia è la potenza, che è legata alla superficie, quindi una cella è un watt, due celle sono 2 watt, 100 celle sono 100 watt. Infatti i moduli solari che compongono le centrali sono composti da 36.